Ciao a tutti, bentornati su Speziata. Oggi vi propongo una quiche ai carciofi. È una torta salata realizzata con una base di pasta brisée, carciofi stufati e insaporita con pancetta e provola. Per realizzare questa ricetta utilizzerò un rotolo di pasta brisée, 3 carciofi, 70 g di pancetta tagliata sottile, 70 g di provola, 2 uova, 100 g di panna da cucina, 200 g di latte, 40 g di formaggio grana grattugiato, sale, pepe e un filo d'olio extravergine d'oliva. Comincio preparando i carciofi perché sto utilizzando una pasta brisée già pronta, altrimenti il primo passaggio da fare sarebbe quello di realizzare la pasta brisée che poi andrà fatta riposare in frigorifero. Se volete prepararla in casa potete consultare le ricette che trovate sia sul sito che sul canale. Accorcio il gambo ed elimino le foglie esterne fino ad arrivare alla parte tenera del carciofo. A questo punto elimino anche la parte verde del gambo. Lascio solo la parte più chiara. E adesso taglio la parte superiore. E con uno scavino elimino la parte centrale, che è quella più fastidiosa, quella della barba del carciofo, diciamo la peluria. Eccola qua. E poi immergo il carciofo in acqua acidulata con limone così non si annerisce. Adesso vado a tagliare i carciofi in fettine sottili. Le taglio prima a metà e poi in una sottile julienne. È il momento di passare alla cottura, quindi scaldo un po' d'olio in una casseruola e faccio rosolare leggermente i carciofi. Una rapida mescolata e aggiungo il sale. Anche un po' di pepe e continuo la cottura fino a quando i carciofi si saranno inteneriti. Adesso abbasso la fiamma e lascio cuocere con il coperchio, così i carciofi cuoceranno con la loro stessa acqua di vegetazione. Nel frattempo che i carciofi si cuociono mi dedico alla preparazione del composto di uova e panna. Per preparare questo composto, detto liaison, è sufficiente mescolare tra di loro tutti gli ingredienti. Quindi metto la panna in un bowl di vetro e aggiungo il latte. Io sto utilizzando una panna da cucina HT, quella a lunga conservazione, ma se utilizzate una panna fresca vi consiglio di fare metà e metà con il latte, quindi 150 di panna e 150 di latte. Aggiungo adesso le uova e il formaggio, un pizzico di pepe, un po' di sale e amalgamo il tutto. Il composto è pronto. Do una controllata ai carciofi, la mescolata, e visto che sono asciugati tanto aggiungo un pochino d'acqua perché non sono ancora cotti. Copro nuovamente col coperchio e faccio ultimare la cottura. Per chi lo preferisce, invece di farli stufare i carciofi, può tranquillamente farli bollire in acqua. È quasi tutto pronto, quindi vado a tagliare a cubetti la provola. Faccio prima due fette sottili, poi delle strisce e infine i cubetti. E adesso riduco in pezzi più piccoli anche la pancetta. Al posto della pancetta, se preferite, potete utilizzare anche dello speck o del prosciutto crudo.
o l'altro salume che vi piace, va bene anche la salsiccia. Spengo i carciofi che sono ormai cotti e adesso vado a rivestire lo stampo con la pasta brisè. Prima imburro leggermente lo stampo in modo da avere una cottura più uniforme, perché il calore si trasmette meglio. Srotolo la pasta e la metto direttamente nello stampo. Sistemo bene la pasta brisè e adesso vado a riempirla con i carciofi e tutto il resto degli ingredienti. Lo stampo che sto utilizzando è uno stampo da 24 cm. Dispongo prima i carciofi. Li allargo in modo da ricoprire bene tutta la pasta brisè. E adesso vado a sistemare la pancetta. Aggiungo adesso la provola. Eccolo qua. E completo con il composto di uova. Deve completamente ricoprire gli ingredienti. Ripiego i lembi della pasta verso l'interno. Eccoli qua. E adesso non mi rimane che cuocere in forno a 190 gradi per circa 20-25 minuti in modalità statica. Ecco la nostra quiche, bella dorata ma comunque morbida all'interno. Adesso l'ho lasciata intiepidire e la vado a sformare. Questa quiche è un piatto molto versatile che potete servire sia come antipasto, come aperitivo, ma anche come piatto per arricchire un buffet o portare anche per una colazione o un picnic. Inoltre può essere servita sia calda che fredda e preparata anche con ingredienti diversi, sostituendo magari i salumi, come dicevo prima, con speck o con prosciutto crudo, ma anche variando con i formaggi. Oppure, se preferite, anche utilizzare una verdura diversa che potrebbero essere le zucchine, dei broccoli o altro. Un saluto a tutti, continuate a seguirmi e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!